Buongiorno family e benvenuti in questo nuovo vlog. Sono le 10:30, cara family, e io devo concludere, anzi terminare di lavare intera cameretta, cucina e ingresso. Poi per adesso ho fatto tutto finalmente. E poi incrociando le dita, se ci riesco, mi vorrei anche allenarmi, perché mi volevo allenarmi stamattina, perché di solito io mi alleno la mattina alle 6, quando mio marito lavora di mattina, però stamattina alla casa stavamo a 3 gradi e quel pensiero di togliermi quel pigiamone, di vestirmi, non c'era, non c'era e non c'era, per cui ho detto vabbè, mettiamo dopo, incrociato le dita, se dopo riesco ad allenarmi, mi alleno un pochino, tanto adesso stiamo a 9 gradi, per cui mentre termino di lavare in terra e aspetto che si asciughi, aumenteranno un pochino le temperature, perché dice che alle 11 saranno 10 gradi, per cui va bene così. Come avete visto, ho pulito il Tyson. Questa è una cosa che lo faccio ogni, diciamo, 15-20 giorni. Non è che no, lo faccio una volta a mese, lo faccio ogni settimana, no, lo faccio di solito ogni 15 20 giorni, che lo smonto completamente, lavo il filtro, lavo il corpo motore, lavo tutti gli accessori che utilizzo, lavo il separatore, per cui questa è una cosa che lo faccio ogni 15 20 giorni. Ovviamente se vedo che la spazzola che io uso per i pavimenti è sporca, allora là smonto la spazzola e la lavo un minuto, soltanto la spazzola. Però ogni 15-20 giorni io smonto completamente il Tyson, lo smonto completamente. Detto ciò, vi volevo ringraziare veramente, grazie, 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 siete state dolcissime, amorevoli sotto all'ultimo video. Io vi chiedo ancora scusa per lo sfogo, ma era quello che mi sentivo di dire e l'ho detto. Per cui vi chiedo ancora scusa per lo sfogo, però grazie, 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 perché siete state fantastiche, siete state amorevoli, dolcissime, dolcissime. E so che moltissimi consigli che mi avete dato sotto all'ultimo vlog sono di mamme, per cui grazie ancora doppiamente, così mi avete dato una forza enorme e io vi voglio veramente bene, anche se non ci conosciamo, ma grazie, grazie, grazie. Detto questo, io mi metto in opera, cara family, perché poi dobbiamo fare l'impasto della pizza, per cui incrociando le dita mi voglio sbrigarmi, perché 15 minuti, massimo 20 di allenamento li voglio fare, per cui incrociamo le dita, che poi devo preparare pure il braccio, per cui forza e coraggio, forza, si parte. Però quasi quasi farei una piccola pausa. Sì, una piccola pausa caffè. Sì, vabbè. Ci vediamo dopo, cara family. Grazie ancora. Eccoci, cara family. Vi voglio parlare di due creme che mi sono salte.
o manciate da una ditta, che io con questa ditta ci ho già collaborato per quanto riguarda la crema contro gli occhi e il siero che io già me li sono messi. Adesso ci andiamo a mettere la crema per il viso, che è fantastica, un profumo bellissimo. Io ci ho scritto viso sopra per non confondermi, perché ha lo stesso packaging la crema per il collo, che è no, aspettate. Sì, e questa qua anti-age, anti-ruca, è fantastica questa del viso. Questo per collo, come non lo so perché tutti in inglese, e io con l'inglese sto litigata, lo sapete già, però per le rucchette che si possono fare vicino al collo? Boh, non lo so, comunque è fantastica. Hanno un profumo eccezionale. Dopo giù nel libro box vi metto tutti i link, il codice sconto che se non erro del 20%. Vi metto tutto giù nell'info box. Raga, provatela, perché vi giuro che è fantastica come crema. Io me la sto mettendo mattina e sera ed è veramente bellissima. A volte quando mi metto la crema che macchiaro la faccia, il viso, non la faccia, il viso un pochino più stanco, perché macchiaro la sera prima sono andata a letto tardi, la mattina mi alzo presto, metto la crema, vedo subito che il volto è più luminoso, veramente bellissimo, bellissimo, bellissimo. Anche con la crema occhi lo squatto si illumina di più, no, veramente fantastica, ragazzi. E ora passiamo alla crema collo. Comunque alla fine non mi sono allenata più. Alla fine non mi sono allenata per niente. Benissimo. Molto bene. Non mi sono allenata per niente. Vedete, io per questo ho scritto sopra quello che è, perché il packaging è completamente uguale alla crema viso. Io questo me lo metto la mattina e sera, mamma mia, fantastiche. Non trovo ulteriori parole per descriverle. Perché veramente sono fantastiche. Ok.
sono veramente fantastiche, ragazzi. Provatele perché veramente sono il top del top, se creme. Veramente fantastiche, fantastiche. Non dico che sono innata, però c'ho il viso più luminoso, più disteso. Yes. E eccoci a casa, cara family. Siamo andate a fare la spesa. Qui ci sono salsicce per Enzo e salsiccia tripolle e tacchino per me. Poi, aspettate un attimo. Ciao, family. Abbiamo preso 3 kg di crocchette della marca Cemon. Visto che la scatoletta è la stessa marca, con la stessa marca mette a fuoco, con la stessa marca le mie figlie pelose non sanno dicendo nulla, ma come cavolo si aprono? C'è sentito, e apri, fammi vedere come sono queste cocchette. Comunque, si trovano bene, ho detto, mettiamo anche cocchette, sempre light, della stessa marca. Poi, ho preso una mecca cucorsa, questa è, 900 grammi di cucorsa, perché vuoi fare anche dolce, succo, e ricotta. Lievito. Una, e poi, e vedi, non fatti male, io lo sapevo che... Pancetta. Vabbè. Mozzarella. Secondo me si vede proprio, facciamo qui. Sì. Farina per fare la pizza, anche se una l'ho già fatta, ora ve la faccio vedere. Latte per noi, e non puoi dire sto ciclo fuori, secondo me fuori. Passata e cioccolata. La cioccolata, ho preso questa qua della Fassoia, perché ragazzi ho fatto dolce e ora ci vado a mettere la cremina. Comunque sistemo tutto e poi facciamo la pizza insieme. Questo è l'impasto con la farina integrale. Ovviamente dovete mettere metà e metà di farina. La ricetta che faccio io, ce ne vogliono mezzo chilo, ho fatto 250 farina Caputo Nuvola e 250 di farina integrale. Dobbiamo sempre mettere metà e metà, perché se la facciamo solo integrale viene un pochino troppa pesantuccia, diciamo così, e un pochino troppo pesantuccia. Ok, sì, mi sto aiutando con il mattarello a stenderla, così non esco passa per stenderla, tanto deve lievitare ancora per 3 ore. Questa è la prima, adesso facciamo la seconda, però la facciamo non male, cioè solo con la farina Nuvola e no con la farina integrale. Andiamo, mettiamo. Trecentocinquanta
di acqua, 250 grammi di acqua, un cubetto di lievito, cioè 25 grammi di lievito e 25 grammi di zucchero, perché come sapete lo zucchero aiuta la lievitazione. Ecco qui. E lo facciamo andare 20 secondi, velocità 2, in tempo che si scioglie il lievito. Ora ci mettiamo mezzo chilo di farina, tanto ormai lo sapete, io uso l'unica impattibile per me, questa qua, farina Nuvola della Caputo, per me è impattibile, non ci sono di migliori, almeno per me. Poi ci mettiamo 10 grammi di sale e 25 grammi di olio. Mettiamo 25 grammi di olio, e lo facciamo attare velocità spica per 2 minuti. Via, si batte. Ecco qua, e anche questo è fatto. Ecco qui. Ora lo facciamo una palla. Facciamo una palla, lo mettiamo a lievitare per 30 minuti. Cuco! Ehi, cuco! Metti timer 30 minuti! 30 minuti, partito! Ecco qua, ci vediamo per 30 minuti! A dopo!
giorno, family, buona domenica. E sera non ho più registrato nulla per l'unico motivo perché mi stavo quantanto il grande fratello e stavano facendo il gioco del pacio in onore di San Valentino, che è martedì. Mi sono talmente assorbita nel CF che mi sono dimenticata di farvi vedere le pizze, però ve le faccio vedere adesso che sono rimaste e ve le mostro. Scusatemi, ma era proprio una cosa wow ieri CF, perché con questo gioco del pacio ci stava il pacio alla farfalla, il pacio alla francese, il pacio, come si chiama? Spattoncino, comunque paci che io non ho mai sentito. Ieri li ho sentiti tutti, credo. Il bacio alla ventosa, chi ne ha più ne metta. Comunque è stato veramente bello. Talmente che mi sono incantata a vedere questo gioco che non ho ripreso più niente. Comunque, ma ve le faccio vedere a te. Questa è la pizza di mio marito, la classica margherita, però con l'aggiunta di salsiccia. Questa è la mia integrale con purè di patate e salsicce di pollo, perché mi era avanzato il purè da giovedì, era peccato tutt'allo visto che venerdì non ce lo siamo mangiati. Ho detto vabbè, lo metto sabato sulla pizza, tanto a me mi piace la pizza con il purè e ce lo metto, e ci ho aggiunto la salsiccia di pollo. Questo è tutto, cara family. Io vi mando un enorme bacio grande 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 e ci vediamo prossimamente. Ciao.